Il titolare di un noto albergo del litorale di Aci Castello è stato denunciato in stato di libertà per il reato di frode in commercio. Nel corso di un controllo da parte degli agenti del commissariato di Borgognina, insieme a personale dell'ASP, servizio veterinari, sono state ritrovate infatti all'interno dei frigoriferi 16 confezioni di mozzarella scaduta due giorni prima, 10 kg di tonno e quasi 4 kg di vitello sottovuoto privi di tracciabilità. I servizi igienici riservati ai dipendenti erano inoltre in cattivo stato di manutenzione, così come il vano elettrico della cucina. I pannelli del controsoffitto della stessa cucina erano divelti. Nell'area esterna era presente una struttura metallica corrosa dal tempo e un'altra struttura a sostegno di una copertura in plastica, dove è stata accertata la presenza di una buca di 45 cm all'interno della quale lo scorso 4 settembre una bambina era caduta mentre inseguiva un gatto. Per queste e altre violazioni al titolare che è stato denunciato saranno irrogate sanzioni amministrative per un totale di 4.700 euro.